Forteto è una vergogna di Stato, oltre a essere una setta di Stato, come dice un famoso libro. Stanno proseguendo le audizioni della seconda commissione del Forteto, volta a identificare responsabilità politiche istituzionali. In questo periodo abbiamo avuto modo di sentire anche il governatore Rossi, che dal 2000 governa la sanità prima e poi la regione e diciamo da un certo punto di vista ha fatto affermazioni abbastanza imbarazzanti perché ha praticamente detto che ha saputo delle vicende del Forteto esclusivamente dai giornali, come se lui fosse estraneo a questa questione. Certo è vero che lui era assessore alla sanità per 10 anni e non assessore alle politiche sociali, ma è veramente imbarazzante tirarsene fuori, a maggior ragione rispetto a quando ha fatto il ruolo di governatore. Dalla sua effettivamente c'è che la Regione Toscana si è costituita parte civile all'attuale processo e quindi anche il fatto che in qualche modo ha detto che c'è stata superficialità e che comunque c'è una responsabilità politica rispetto a queste vicende. Altri soggetti che sono stati sentiti sono stati alcuni giornalisti con tanti, non ricordo chi era il caporedattore, non ricordo chi si occupava della questione perché un giornalista nelle sedute precedenti aveva detto che c'era un dossier che era andato perso sulla vicenda del Forteto che collegava in qualche modo qualche soggetto che con la vicenda del mostro di Firenze. Abbiamo poi avuto modo di sentire anche una parlamentare che era stata eletta nel Mugello e direi in maniera assolutamente superficiale, pur essendo stata una parlamentare che ha fatto parte anche del consiglio di amministrazione dell'Istituto degli Innocenti, quindi un certo tipo di sensibilità rispetto a minori ce la saremmo aspettata. Ecco, anche questa parlamentare cadeva dalle nuvole sugli aspetti inquietanti della comunità Forteto, diciamo. Soltanto qualche, sì, ogni tanto qualche voce veniva fuori, niente di che, ma un politico che ha un ruolo così importante si può davvero permettere di essere così superficiale nell'affrontare tematiche così gravi? Questa è una domanda che continueremo a porci fino alla fine. Questa cosa è ancora più forte quando si tratta di magistratura. È arrivato il capo della magistratura di Firenze di allora, che anche lui era tutto non era compito del nostro ufficio, non c'erano elementi che suggerissero interventi. Il Tribunale dei Minori non c'entra niente con la magistratura, del Tribunale dei Maggiori, diciamo. Cioè, quindi una continua, diciamo, un continuo atteggiamento, diciamo, omertà, omertà quando va bene. Cioè, io non ho visto niente, io non ho sentito niente. Questa è la cosa che più spesso, si realizza. Credo che questa questione dell'omertà e del negazionismo purtroppo sarà la parte con cui avremo più a che fare, ma io dico, in un contesto come questo, a maggior ragione una commissione d'inchiesta parlamentare, a maggior ragione un commissariamento della struttura, credo si debba veramente arrivare a questo.